Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati su Indie Gameplay Ita per chi c'è, per questo esperimento sociale di live pomeridiana. E non credo, non mi aspetto una grande affluenza, però volevo provare a portare un titolo così solo su Twitch. Anziché fare la solita doppia e rischiosissima live, voglio portare questo bel gioco di ruolo che è già uscito da diversi anni e che abbiamo avuto la fortuna di avere tradotto dalla Tiger Team, cosa che magari ripeterò anche in live qualora dovesse arrivare qualcuno a chiederlo. Desidero anche salutare Andrea Junior 27 e lo ringrazio di essersi iscritto. Nuovo follow. Che cos'è? È un GDR vecchia scuola, questo ballroom. E 2 secondi per settare una piccola cosa. Mi voglio dare un'occhiata. Un secondo, che voglio aggiungere questa. Ok. Va bene, la mettiamo di qua. Perfetto. Ok, quindi abbiamo anche la chat box adesso in live direttamente qui. Ok. Vediamo poi se funziona, se qualcuno scrive. Allora, all'inizio della partita parla di noi che eravamo dei bambini quando abbiamo deciso di fuggire, cercare rifugio nella foresta oscura. Sono accadute tante cose negli ultimi 20 anni mentre vivevamo qui. Ognuno di noi sa essere parte integrante del villaggio, siamo diventati una vera comunità. Ora che sono cresciuto, è giunto il momento per me di decidere quale parte interpretare. La gente dice che i boschi ci proteggono dal mondo sudicio del quale Balaam fa parte. Dimenticano che un tempo il posto in cui viviamo era considerato un luogo di errori. L'oscuro passato della foresta ci protegge dai problemi all'esterno. Le storie sul perché ci siamo dovuti nascondere nei boschi sembrano tutte diverse tra loro. Non so a chi credere. Ogni volta che chiedo al nonno del passato cambia argomento. Una cosa è certa, qualcosa di terribile è accaduto. Forse un giorno scoprirò la verità. Allora, qua abbiamo la scelta, che non so dirvi se sarà abbastanza vincolante per il futuro, però dato che è una prova, la proviamo. So che il nonno era un apprendista di un mago quando era giovane, tuttavia oggigiorno raramente usa gli incantesimi. Mi dice spesso che dovrei praticare la magia e sfruttare le mie presunte abilità, ma non sono sicuro di volerlo fare. Ho iniziato a prendere lezioni di alchimia e di arcano da Brown e Leonard. Nel mio tempo libero di solito qua mi fa scegliere che cosa voglio fare. Ciao Ivan! Ciao ciao, benvenuto. Bentornato, anzi, faccio una live pomeridiana oggi così di prova, così per vedere un pochino se arriva della gente. E in sintesi adesso abbiamo 3 scelte da fare. Quindi diciamo al gioco che cosa noi facciamo solitamente nel tempo libero. Possiamo aiutare Ida nella sua fattoria. In questo caso apprendiamo anche coltivazione. Mi accampo nei boschi e ci sale sopravvivenza. Oppure cucina dicendo cucino con Arda. Io metto mi accampo nei boschi. Poi c'è tutta la spiegazione di quello che fa. Ogni livello di sopravvivenza garantisce il 10% di probabilità di ingannare la morte. A livello 3 sarà in grado di costruire una tenda robusta, avente inventario più grande. Ogni livello aumenterà la quantità di salute che puoi recuperare. Sì, mi piace molto. Spesso pratico tiro dell'arco con Fox e in questo caso prendo il tiro con l'arco. Quindi l'abilità che prendo è questa. Colpisci. Magia con Leonard e invece in questo caso prendiamo la palla di fuoco livello 1. Non so se anche tramonto. Sì, prendiamo tramonto, maledice il bersaglio, oppure scherma e quindi prendiamo l'arte della spada. Quindi
Quindi Arte della Spada può essere molto interessante qualora decidessimo di fare i guerrieri. Non so neanche io perché ho già fatto il mago, ma l'ho sofferto tanto, quindi io farò la scherma. Possiamo minare o fondere dicendo che abbiamo aiutato in passato Aaron con la forgia, mentre se decidessi di dire che ha aiutato la Brown con la preparazione di pozioni, mi sale alchimia, e Fox con la caccia, mi sale appunto caccia. Io metto Aaron con la forgia. A questo punto abbiamo delineato un personaggio che comunque ha carpenteria, perché avremo l'isola dove potremo costruire la nostra casa, e quindi carpenteria l'abbiamo comunque. Buon salve, Argonauta! No, non è cambiato, mi andava di farlo perché non me lo sono mai filato minimamente questo gioco. Per quanto io abbia agoniato la traduzione, per quanto sia arrivata, non l'ho mai giocato. Volevo provarlo. In questa è una, poi anche una live sperimentale di pomeriggio, così. Qua possiamo prendere 8 punti che io metto in forza. Intanto vediamo che cosa fa. Aumenta il danno da mischia, la destrezza, probabilità di colpire in mischia. Quindi prendo un punto ed è aumentata dallo 0,4. Vabbè, vitalità pure. Prendiamo tutto 2, poi mi metto altri 2 punti. No, non posso, me lo metto in destrezza. Quindi 2 di vitalità, 3 di forza, 3 di destrezza. Le abilità iniziali abbiamo queste, che sono l'attacco, abbiamo il colpo potente, abbiamo le ferite profonde, che cos'è? Causa al bersaglio sanguinamento per 5 turni, ok? Stordisci, la possibilità di stordire un nemico vicino. E poi abbiamo cura animale, cioè avremo spendendo del mana, ok. Possiamo scegliere una fornitura e un oggetto, quindi abbiamo o 100 monete, o una pozione curativa, 3 pozioni curative, 3 uova di fenice, che hanno un potere curativo pure loro, 3 bacche infernali, necessario per alcuni incantesimi. Seme magico non si sa, bisogna piantare il seme con la zappa. Pozione velocità, io prendo i 100 talleri. E poi prendiamo anche un oggetto, l'anello del panico. Quando scendiamo con la vita ci dà 7% in più di schivare. Sfrutta l'anima sbiadita di un nemico caduto, ti guarisce il 5% di salute dei nemici, mi piace molto. L'anello rapace invece gli attacchi critici in mischia ti fanno recuperare una piccola quantità di salute, però questo è un po' più. Questo è proprio ogni volta che lo uccidiamo un nemico, qua invece quando facciamo un critico. Una piccola quantità. Questo invece è l'anello della mantide. Gli attacchi critici degli incantesimi non mi interessa perché non sono un mago. E l'anello della fenice mi permette di resuscitare il tuo animale senza l'uovo di fenice. Ok, va bene. Non lo so, prenderò 5% della vita. Più che altro non so quanto mi ci voglia fare un critico, quindi prendo questo. Quindi a ogni uccisione abbiamo il. Ok, non voglio fare una cosa troppo difficile, ma neanche troppo facile. Facciamo iniziato. C'è questa che invece ci abbassa la fame e la sete. Io ricordo che quando ho fatto il video, io avevo detto appunto che ogni volta che ci muoviamo il turno di gioco va avanti. E qualcuno sotto un modo un po' piccato mi aveva detto che erano balle perché la fame e la sete scendevano velocissime. Facciamo un test e lo lasciamo così come sono, anche se in realtà il gioco già è difficile, magari le rendiamo un pelino più lente, perché a quanto mi ricordo anch'io non. Ora abbiamo questa introduzione con quello che è successo 100 anni fa. Non sono riuscito a trovare i miei fratelli. La Gilda dei Maghi saprà sicuramente come fare. Distruggere i resti dei nostri poteri. Allora non abbiamo altra scelta, dobbiamo nasconderli. Sta piovendo molto stanotte mentre siamo di ritorno dalla caccia con Fox. Ho uno strano presentimento e noto che anche Fox è preoccupato. Le nostre strade si separano
ai margini del bosco, mentre mi avvicino verso casa, sento l'odore di fumo e intravedo una luce splendere attraverso i boschi. È accaduto qualcosa di brutto. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse per camminare, oppure usa WASD. Perfetto. Premendo contemporaneamente due tasti direzionali camminerai in diagonale. Per attendere un turno premi il tasto spazio, oppure clicca il pulsante turno. Ok, premi C per aprire il pannello del personaggio e ottenere maggiori informazioni sulle abilità e gli indicatori. Puoi riconfigurare i tasti in qualsiasi momento. Allora, col tasto I trovi il pulsante informazioni in basso a destra del pannello. Il verde indica che l'oggetto è consumabile, il rosso è attaccabile, il rosso e il verde è consumabile e attaccabile. Devo premere il shift per fare l'attacco, quindi non c'è rischio di attaccarlo per sbaglio. Con il giallo l'oggetto è un loot, la spada bianca è attaccabile ma qualcosa ne impedisce l'azione, quindi degli ipotetici ostacoli. Mentre il tasto la spada rossa è il nemico attaccabile e tutti i requisiti sono soddisfatti. Il punto di domanda indica che puoi parlare con una persona. Ok, thank you. Il cursore verde può interagire con l'oggetto sottostante. Ok. Qua possiamo zoomare. Vedete che camminiamo normalmente. Il turno passa nel momento in cui o premo spazio oppure mi muovo. Qua vedete che ci sono delle cose che succedono. Sì, in effetti il turno passa anche se non mi muovo. Non vorrei che magari fosse passato qualcosa, ci fosse qualcosa di impostato. Poi potete attivare volendo anche l'illuminazione vecchia scuola, quindi praticamente andare a avere queste sfumature in base alla luminosità come si faceva nei vecchi giochi, però non mi sembra il caso. E andiamo a vedere che cosa succede, perché qua è bruciata la casa. Questo è il nonno, di livello 6. Ringrazio il nonno per questo, mi accolse quando morirono i miei genitori e mi allevò. Il nonno conosce un po' tutto. Un vero e proprio tizio di tutti i mestieri. Qua tradotto un po' così. Una volta mi disse che qualcuno tempo fa gli insegnò la magia, ma ogni volta che glielo chiedo cambia rapidamente argomento. Il nonno non mi ha mai detto molto dei miei genitori e mi ha spiegato che per me sarebbe meglio non saperne di loro. Le persone sembrano in qualche modo distanti nei suoi confronti. Che è successo, nonno? Stai bene? Sto bene, figliolo. Ma guarda la nostra casa. Tutta la casa è quasi bruciata. Grazie agli dèi sono riuscito a impedire al fuoco di bruciare tutto. Non arrivi mai tardi quando sei fuori a caccia e questo mi ha impedito di andare a dormire. Penso che si possa dire che il tuo ritardo mi ha salvato la vita e la nostra casa. Almeno ciò che rimane di essa sarebbe stato il mio ultimo posto di riposo. Com'è successo? Ragazzo mio, non ho idea di come questo possa essere successo. Ho messo le candele fuori, non possono aver causato l'incendio. Il fuoco è iniziato lontano dalla torcia, quindi non c'è nient'altro che possa pensare. Sono vecchio, ma fortunatamente riesco ancora a lanciare un potente incantesimo di ghiaccio. È stato appena sufficiente per fermare le fiamme. Sono così contento che tu stia bene, nonno. La casa può essere riparata, ma non so cosa fare senza di te. Tu sei come un padre per me. Non ti preoccupare, figliolo, sono qui per restare. Basta parlare di me, sto bene. Ma i nostri vicini sono scomparsi. Pacca, Fayeda e la loro bambina Audi sono scomparsi. La loro casa è bruciata del tutto, non può essere una coincidenza. La gente è preoccupata che possa essere la prossima. E allora gli chiedo, cosa possiamo fare? Quando inizierà la loro ricerca? Cosa dice Arlo al riguardo? Gli uomini sono già alla loro ricerca. Per quanto riguarda il fuoco, Arlo sospetta che potrebbero essere le torce. Questo è davvero imbarazzante per Aaron, dal momento che le ha fatte lui. Ma come ho detto, il fuoco a casa nostra non è iniziato a causa di una torcia difettosa. Cosa stai insinuando? Non lo so, figliolo, ma c'è qualcosa di veramente strano. Devi andare a parlare con i vicini di Pac e Fayeda, Cardiu e Turza. Potrebbero aver visto o sentito qualcosa. Prima di andare, prendi questo. Me l'hanno dato i tuoi genitori. Mi hanno detto che dovevo consegnartelo quando avresti avuto
Bisogni di protezione. Penso che sia giunto il momento. Ti porterai in un luogo dove nessuno può trovarti. Costruisci una casa lì. Ogni volta che senti la tua vita in pericolo, usa la runa. Per favore, ragazzo, non fare domande. Non mi racconterai nulla dei miei genitori. Bene, non farò domande, ma non ti lascerò, nonno. È quasi l'alba. E anche il fumo è scomparso. Sto bene. Quella povera bambina Audi. Come possono scomparire? Non sono stati trovati i corpi, penso che sia meglio dare un'occhiata all'interno, figliolo. Credimi, starò bene. Quasi dimenticavo, hai tempo? Quando hai tempo ti prego di riparare i danni. Speriamo che il peggio sia finito e che la famiglia di Puck si trovi. Ok, abbiamo preso roba nell'inventario, adesso poi lo andiamo a vedere perché poi, come vi ho detto, c'era quest'isola dove noi possiamo andare a costruire. Ringrazio il nonno per questo, mi accolse quando... Ah, l'ho già letta, è la stessa di prima. Ecco la carne che ho raccolto, nonno, speravo di più, questa è sufficiente. Ok, grazie figliolo. Edmund e Winnie saranno davvero felici. È triste vedere persone così buone in difficoltà. Mai dimenticare di aiutare le persone meno fortunate di te, ragazzo. Va bene. Dove posso acquistare materiale? Perché devo riparargli la casa. Avrei bisogno di chiodi, legno e una maniglia della porta decente. Il legno si può trovare ovunque, ma la maniglia della porta e i chiodi robusti devono essere realizzati da un fabbro. Io sono un fabbro. Vai da Aaron, ti venderà le cose di cui hai bisogno. Inoltre puoi visitare il maestro falegname Jones, potrebbe aiutarti. Ok, grazie. Grazie. I Pack hanno lasciato il bosco. Se è così hanno preso una decisione sbagliata. Nel mondo esterno c'è ancora il caos. Dubito che sia cambiato in 20 anni da quando siamo fuggiti nei boschi. Non capisco perché rischierebbero così la vita. A che mi viene da domandargli, appunto. È così brutto là fuori? E lui dice che molto tempo fa orde di non morti brulicavano da terre sconosciute nel mondo della gente. I re mandarono i loro eserciti contro le orde, ma il potere dei non morti era stato notevolmente sottovalutato. Nessuno è sopravvissuto alle battaglie. Senza gli eserciti dei re, il caos dominava il mondo. Grandi clan di briganti si formarono e iniziarono a vivere secondo le proprie regole. Presto i re di Balerun caddero. Fu questo il momento che il nostro villaggio e il popolo di Kaelor decisero di fuggire dal bosco per proteggersi dalla follia. Come sai, figliolo, nessuno osa entrare nei boschi a causa della sua storia oscura. È stata una decisione difficile, ma abbiamo vissuto in pace per molti anni qui. I boschi ci proteggono dal mondo esterno. Temo sia impossibile ripristinare l'ordine a Balerum. Gli uomini sono capaci di cose orribili quando nessuno può vendicare il male che fanno. Le cose che ho visto, ragazzo, di cui non parlerò. Sono passati 20 anni, insomma, nessuno ha lasciato il bosco da 20 anni, vabbè, questo mi preoccupa molto. Non mi hai mai raccontato la storia dei boschi? Vabbè, ora devo andare, insomma, non è che posso perdermi via qui. E il nonno se ne va. Scusa, nonno, ma se io lutassi... scusa, posso prendere qualcosa, una torcia semplice? Prendo tutto, anche una fionda. Vediamo un po' col tasto C. Abbiamo tutte le nostre abilità, tutte le nostre abilità. Vediamo un po'. Se volessi per dire iniziare a fare arti arcane, non hai ancora imparata, non appresa, dovrai farvi visitare un istruttore. Ok, siamo abbastanza idratati, nutriti. Va bene. L'inventario abbiamo appena preso. Trappola per domare. Animali. Saremo in grado di domare animali selvatici. Domare non è un processo facile, potrebbe essere necessario provare più volte. Vabbè, questo lo posso mettere su un tasto veloce, sì. Poi ho la zappa, ho tutti gli utensili, ho preso anche questo che è una stecca che può essere utilizzata per curare ossa fratturate. Ok. Lui mi ha dato un anello. No, mi ha dato qualcosa. Questa è la trappola. No, dovrebbe avermi dato. Ah, sì, è un tastino che forse c'è qui. Luogo sicuro, sì, col tasto H che ci accediamo. Va bene, camminiamo. C'è questa onda qui che mi dà un po' fastidio. Questo. Vabbè. Comunque, chi è lei? Winnie e Edmund. Dobbiamo indagare ora su questo è il diario col tasto J, riparare le parti della nostra casa, conversazione cardio su anello, ho sentito qualcosa anche su Riz, dovrei chiedere a cardio in merito. Sì, poi nel corso degli anni ho acquisito una certa familiarità con la fauna selvatica, le rane, i ratti,
Brown mi ha detto di raccogliere ogni pianta che vedo, così posso sperimentare l'ingrediente al tavolo d'alchimia. Qui crescono numerosi cespugli di bacche. Ok. Ugo è morto qualche anno fa. Com'è morto? Dovrei chiedere al nonno. Sì, io sono abbastanza un coglione. Qualcosa si sta muovendo nel mio zaino. Sì, sono stato un po' un pirla, però vabbè. Vediamo un attimo se posso prendere la pala e vedere cosa c'è qua sotto. Scusate, io seleziono la pala, la metto qui, prendo il tasto 1. Jaxel, il tuo animale domestico, esegue con fedeltà ogni tuo comando. Quando selezioni un'abilità animale da fargli usare, utilizzerà l'abilità selezionata durante il prossimo turno su tutti i requisiti. Ok. Tasto U. Ok. No, voglio usare la. No, non 1, la pala. No, posso usarlo? Eh no, ma sa che lo posso usare solo dove dice lui. Quindi niente. Vediamo un po' se io cliccassi sull'accetta. Ok, invece prendo la pala e la metto qui al posto della spada. Ha usato automaticamente, ok. Perfetto. Col tasto Alt vediamo i nomi. Qua raccogliamo delle mele che fanno comodo. Vediamo se qua possiamo interagire. Eh sì, recuperiamo del legno. Ok. Abbiamo recuperato del legno. Questo è il nonno che va in giro. Poi il mondo è qualcosa di assolutamente enorme. Ho recuperato anche qualcosa. Vediamo un po'. È che tra l'altro. Eh sì, che pirla, non mi fa vedere tutto. Allora, ho preso del cibo. Ho trovato anche un uovo di fenice. È tutto diviso per armi, per varie cose, quindi devo dividerle io. Ok, da vabbè, cibo ne ho. C'è anche il pozzo lì. Vediamo se posso andare a prendere acqua senza una borraccia o qualcosa, vediamo. Sì, ho bevuto. Fammi vedere. Idratato 91, ok, dai. Posso scavare qui? Ok, dai. Devo andare a prendere dei chiodi, ma non ho idea di dove sia. Le api vanno lasciate in pace. Sì, dobbiamo trovare il tizio che vende i chiodi. Quindi vaghiamo un pochino intorno. Non credo siano loro. Al momento voglio attendere per la quest. Voglio dare un'occhiata intorno a. Siamo qui in alto noi. Ovviamente ci sono alcuni punti in cui dobbiamo prendere. Brown, ok, bisogna andare giù. Ok, bisogna andare di là. Leonard, qua non lo sappiamo. Vabbè, insomma, dobbiamo andare giù in questa direzione qua, credo, per trovare il nostro amico il carpentiere. Spero che non si arrabbiano le api. Ok. Allora, siamo arrivati nella capanna di. Sappiate che comunque è un gioco mastodontico questo. Non ve la voltate via con poche ore. Allora, questo tizio chi è? Di solito ci sono delle vecchie lettere, dei documenti all'interno di queste borse bianche. Ah, quella lì, ok. Ma qua in alto dice Rhys Edith. Ma diceva qualcosa al diario? Ah, Dudley che abbiamo incontrato prima, qua mi dà l'appunto che abbiamo trovato un ingresso a una rovina, dovrei andare a chiedergli se è pronto a esplorarla, ma direi di no al momento.
Prima di andare a caccia, ho sentito qualcosa anche su Isse. E che, ok, Edit. No, beh, ma a noi serve il carpentiere che ci vende, un po' di roba. Perché adesso non so se si senta bene il volume di gioco, ma non credo. Ve lo alzo un po'. Ok, dovrebbe fare un po' più atmosfera ora, credo. No! C'era una pianta invisibile. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Dudley, eccolo lì. Dov'era la Fox? Una nuova rovina. Ok, sì, è andando di là. Ok. Vabbè, continuiamo l'esplorazione. Osrich. Bartok, questo è il minatore. Ma io devo trovare il tizio che fa il carpentiere in modo da comprare dei chiodi e sistemare la baracca al nonno. Però non so dove sia. Forse di qua. Ci vuole anche un forte senso di orientamento qua. Possiamo entrare a rubare anche nelle case, ma non credo sia una saggia idea. Eccolo lì, forse Aaron, lui? La nostra casa è quasi completamente... Allora, Aaron è l'unico fabbro. Nonno sta bene, ho bisogno di riparare i danni alla casa. Avrà bisogno di qualche chiodo e una maniglia, ok? Una cosa veramente terribile. Grazie agli dèi, tuo nonno sta bene. Sento che il vecchio ha usato la sua magia. Di cosa hai bisogno ancora una volta? Te l'ho appena detto. Qualche chiodo, quelli grandi per le pareti, ho bisogno di una buona maniglia. Sentiti libero di curiosare. Se stai posando un nuovo pavimento, potresti avere bisogno di pietra. Ti ho insegnato come stare le pietre. Se sei fortunato, potresti trovare il ferro. Alcune dinamiche di questo gioco sono frustranti, però. Se indispettisci un NPC, ti attacca e non puoi più avvicinarti se non per ucciderlo. È vecchia scuola. Salva ricarica. Sì, in effetti ti dà fin troppa libertà. Però magari a differenza anche di altri giochi non si rompe come un Kingdom Come Deliverance, insomma. Allora, mi dice di scavare, frantumare, poi venderli a me e realizzare strumenti. Sì, no, beh, ma se si può. Io adesso... Aspettate, come costruire le armature? Ah, sta tenendo conto... Sta tenendo conto che comunque io ho scelto che avevo lavorato per lui, quindi vabbè, Aaron è lì sotto, io vado a scavare un po' lì là. No, io arrivo da una scuola comunque di sì, ricarica, salva in reload, sì, assolutamente. Il combattimento a Ballroom è a turni, per attaccare un nemico deve avere almeno una capacità selezionata nella barra delle azioni veloci. Per selezionare un'abilità fai clic. Ok, siamo in combattimento? No. Lì dietro. E anche 1260 punti vita, no, arrivederci. Beh, ma chi se ne frega, io sono qui. Vabbè, aspettiamo un attimo, vediamo. Che poi perdendo turni per perdere turni il ragno sta facendo il giro per venire a prenderci, quindi... Mi scusi, signor Aaron. Non me la dà una mano? Ho perso 400 punti facendo il cretino. Non mi dà una mano lui, eh. E non posso targettarlo. Devo... Aia! No, voglio usare questo.
Per 7 tour lì non posso più farlo. Uso questo. Bravo, anche tu cane, aiutami. Ok, dai, non è messo male. No, ma direi che è tutta un'altra cosa rispetto a fare il mago, almeno all'inizio. Tu vai tranquillo che qua ci pensiamo noi e te. Intanto mi ha... Ok. Lootiamo. All'interno ha un occhio di ragno e una zampa di ragno. Vabbè, fammi vedere qua. Contenitore per la legna. Fucina. No, ma non mi ricordo più che cosa mi aveva detto di fare. Allora. Missioni attive. Missioni completate. No, fammi riparlare con lui che... Mostrami la tua merce. Sono troppo in imbarazzo. Va. Imbarazzo o appesantito? Scusa, va bene, gli abbiamo detto delle torce. Ok, posso riparare gli oggetti, ma no, voglio vendergli la roba io. Ah, ma è lui che è in imbarazzo. No, sono io. Non lo so perché sono in imbarazzo a mostrargli l'inventario. Perché? So perché sono in imbarazzo a mostrare l'inventario. Cioè, mi verrebbe da pensare sono appesantito. Ciao Edith. Stavo pensando a te così come quei gente da parte tua, ho fatto un sogno e tu eri in esso. Stavo mangiando pane al miele, era meraviglioso, e improvvisamente Osric ci è apparso dal nulla cavalcando uno dei rossi maiali. Ma la pena ricordo, mi preso identificare le piante intorno a noi marciavano, questo è tutto. No, non voglio fare un pasto con te nella foresta. Dudley. No, ma non capisco. Non capisco perché mi dice che sono imbarazzato a fargli vedere l'inventario. Può insegnarmi delle ricette, però non capisco. Ma tu, Argonaut, sai magari perché non mi apre il negozio? Dice che è imbarazzato. Eccoli lì, i cespugli che si muovono. Pollo di Osric ha aggiunto al mio inventario. Ah, aveva perso i polli! Vero, vero. Aspettate che ci parlo, va, così almeno iniziamo a fare qualcosa. Osric ha un sacco di bestiame. La gente va da lui per la carne.
Si prende cura molto bene i suoi maiali, i suoi prezzi sono un po' alti perché sa di essere l'unico della foresta ad avere carne di maiale. Prepara una deliziosa salsiccia di maiale affumicata. Molto tempo fa era un mercenario. Hai bisogno di aiuto? In realtà sì, ho bisogno un po' di aiuto, puoi nutrire i maiali. Puoi nutrire i maiali per me? Basta prendere questo gran turco e metterlo nella mangiatoia dei maiali. Posso dire farlo da te? No, dai, te lo do io da mangiare. Ecco, e poi gli dice che invece è troppo in imbarazzo per far vedere lo zaino. Devo capire perché. Fammi vedere. Ah, questo insetto sta mangiando. Ah, avevo un insetto nello zaino che mi sta mangiando tutta la roba. Ecco perché. Ma pensa. Ma sì, li ho messi nella mangiatoia del maiale. Adesso Osric, dove se n'è andato? Perché eccolo qui. Ho nutrito i tuoi maiali. Il mondo sarebbe un posto migliore con più ragazzi come te. Ecco, prendi questa salsiccia di maiale affumicato. Io ho finito un lotto, quindi è bella fresca. So che ti piace. Prendine una anche per il tuo nonno. Cioè, scusami, ma io sono in imbarazzo perché ho un insetto nello zaino. Ma uccidi l'insetto? Vabbè, adesso dovremmo riuscire ad aprire l'inventario. Cosa dite della chat lì a lato? Perché poi lo riuppo sul tubo. Quindi l'ho messa per quello. Fammi vedere cosa hai in vendita. Allora, mi ha detto che gli posso vendere la pietra. E là, anche l'oro gli vendo. E anche l'argento. E che cosa devo comprare? I chiodi e la maniglia. Allora, la maniglia ne compro una. Ma scusa, ti davo questi. Ok, ah, si può fare solo in un senso. Allora, ok, dai. Ti vendo il ferro, ti vendo tutto. Vendo. Il commerciante non ha abbastanza soldi. Vabbè, ascolta, facciamo così. Ti compro una maniglia. Ah, ma no, lo sto facendo, ok. E ti compro anche dei chiodi. No, non tutti, grazie. Te ne compro una ventina, dai. Dai, compro questi. Dopo lo scambio. Ok, e adesso lui ha 254 oro che vendo. Ok. Va bene, dai. Va bene, allora abbiamo preso del legname. Sì, assolutamente. Ne vedi una in gioco e una normale. Sì, no, ma è fatto perché quando poi lo trasferisco sul tubo si deve vedere. Se no, se io rispondo a qualcuno, uno non capisce cosa ha chiesto. Lui mi insegna coltivazione, come aumentare la forza. No, gli chiedo se sa qualcosa degli incendi. Non più degli altri, non molto. Allo pensa sia colpa delle torce di Aaron. I Pack non hanno lasciato tracce. Come se la terra avesse inghiottiti. Davvero strano. A casa nostra l'incendio è iniziato lontano dalla torcia. La parete che sostiene la torcia non è stata affatto bruciata. Ho due torce e mi sono interessato a loro. Sapevo che Aaron non avrebbe mai venduto nulla che potesse farci del male. Temo il peggio per i Pack. Vabbè. Va bene, dai, andiamo. Ah, cosa vendi, Osric?
Vende. Ah, roba anche maiale. Quindi, vabbè. No, dobbiamo andare dal nonno che dobbiamo recuperare la nostra. Non mi ricordo dove sia. Dobbiamo andare a riparare la fattoria del nonno. Sempre che mi ricordi dove sia. Qua c'era il cimitero, quindi con un ragno enorme, due ragni enormi lì, quindi dovrebbe essere qua sopra, eccola lì la luce, infatti. Edmund e Winnie. Ok. Cosa ti manca? Ok, gli do i pezzi di carne a Edmund. Grazie ragazzo. Non mi devi niente. Tranquillo. No, non ti chiedo se hai bisogno di aiuto perché ho del lavoro da fare. Ma cosa mi manca? Ho finito i chiodi? No, chiodi ne ho finto il legno. Devo andare a scavare un po' di. A tagliare un po' di legno. Cos'è? No, buono. Il beato non mi fa paura. Abbiamo la probabilità di schivare aumentata di un tot di percentuale perché abbiamo fatto una buona azione. Siamo anche molto stanchi, quindi avremo bisogno di riposare. In bagno non ci vogliamo andare? Vabbè, dai, vediamo se riusciamo a finire sta casa. Cosa mi manca? Quattro legni. La maniglia ce l'ho, sì. Legno, ok. Dobbiamo andare a fare legno ancora. Ecco lì qua sotto tra gli alberi. Proprio buio adesso. Leggera oscurità. Sì, perdiamo anche le abilità di schivata, insomma, non vediamo, combattiamo molto male. Tre di legno, no, bisogna andare qua, deforestiamo tutto. Però è veramente buio, quindi adesso voglio capire se si può. Andiamo nel giardino del vicino e gli buttiamo giù l'albero. Se si può dormire, perché. Oh! Nonno, vado a dormire, mi ringrazi domani, ciao. Mattina, dai. Sono estremamente disidratato. Nonno, quanto disidratato però perché. No, ho assolutamente bisogno di mangiare e bere qualcosa. Quindi mangiamo le salsiccia di maiale, siamo nutriti al 70, 100%. Nonno, allora. Ringrazio il nonno. No, ancora.
Ho nutrito in maniera mi ha dato due salsicce, una è per te. Buon vecchio Osrich, fa le migliori salsicce. Grazie ragazzo mio. Olè. Poi, ho finito con le riparazioni. Ottimo lavoro, l'avevo fatto io stesso, ma non sono così forte come in passato. Dovresti continuare il lavoro a casa tua quando hai tempo. Ringrazio nonno per questo. No, lo continuo a incartarmi lì, eh. Perché lo stai chiedendo, figliolo? Un terribile incidente molti anni fa. Era proprio vicino al cimitero, mi sono ricordato che Ugo cadde nel pozzo che lui e gli altri lavoratori stavano scavando e, se non mi ricordo male, è caduto nel bel mezzo della notte. Sto ricordando correttamente? Sì, la tua memoria è molto buona. Quel povero Ugo morì di notte, era l'unico amico di Cardio. I due erano vicino a Cardio e Cardio stava in uno stato molto più salutare quando Ugo era vivo. Come poteva cadere nel pozzo che stava preparando? Adesso che ci penso è davvero strano. Quando è morto non avevo nemmeno pensato come fosse successo, tutti sapevano che gli piaceva bere e pensavano fosse ubriaco quando cadde. Ma hai ragione, è strano in verità, credo non lo sapremo mai. Se era con Cardio l'aveva buttato giù lui. Dovrei chiedere in giro su Ugo, chi dovrei chiedere? Era un compagno apprezzato negli unici amici, erano Cardio e Lost Fred. Fred può essere un po' scorbutico, ok. Quindi qui diventa molto misteriosa la cosa perché... Intanto vediamo che qui ci sono altri punti. Barnabas, sono tutti Leonard. Vabbè, intanto diamo un'occhiata anche a l'area, il luogo sicuro, che è questo. E qui praticamente possiamo entrare in modalità di... Ma qua ci sono gli incantesimi. Ma che non abbiamo, nel senso che in teoria non abbiamo l'abilità per farlo. Possiamo andare in modalità di costruzione con il tasto B. E quindi si può andare a piazzare il pavimento nel caso in cui comunque abbiamo i materiali per costruire. Quindi in questo caso vedete ci sono maniglie, ci sono lino, ci sono un sacco di materiali. Chiodi, come se piovesse. Ci sono... tante cose qua da poter esplorare ed è una zona sicura questa, quindi qua potete costruire la casa che volete. Questa peculiarità è fichissima, la base per costruire come ti pare. Allora, a me all'inizio ti dico non mi era piaciuta più di tanto, perché non è un po' un era meglio farla nel mondo con la possibilità di scegliere una zona dove costruirla, farla, vivere lì, avere il vicino, farla vicino magari alla foresta con magari qualche mostro che viene fuori. Qua mi sembra un po' un espediente un po' paraculo, quindi mi sembra un po' un metagame, nel senso che qua è tutto bello, tutto, non ci sono nemici, torno qui, coltivo per una roba immensa e ho cibo all'infinito e non ho più il problema del cibo, allevo, stessa cosa. Non lo so, sono un po' perplesso su questa scelta, però magari poi sul... Tu lo hai finito? Fuoco fatto. Sì, no, ma sono io fissato col fatto che vagherei per 1000 chilometri a scegliermi una zona bella. Magari mi scavo nella... mi abbatto tutti gli alberi e me la faccio lì nella... Qui sarà il sicuro. Fammi un po' vedere. Se stai leggendo questo, allora sei in pericolo. Fai di questo posto la tua casa, qui sarà il sicuro. Questa foresta è nascosta da ogni potere del mondo. Parla di questo luogo solo con chi ti fidi. Questa è la mappa e questa sarà... Sì, è la mappa l'altra. Allora, vediamo un attimo di prendere un po' di roba. Vetro. Un po' di roba c'è, ma non voglio andare a riempire troppo la mio zaino. Abbiamo i pavimenti, abbiamo le pareti, quindi io direi di fare un pavimento. Che non ho ben capito. E ho finito i materiali da costruzione. Però se vado qui dovrebbe esserci del legno, no?
No, ma che finito. Oggi mi hanno mandato un'immagine dell'interno di una qualche sorta di dispositivo elettronico, era tipo un chip o qualcosa del genere. C'era stampata una piccola scritta: se riesci a leggere questa frase, hai invalidato la garanzia. Che geni. Posso votare? Ricette conosciute no. Però cavoli, non. Ah, così, ok. Però. Che brutta sta cosa, mi rimane coperto dal pavimento. Ma. Pareti sottili, no, facciamo le pareti più grosse. Mobili, vari, decorazioni, tavoli per la creazione, speciali, recinzioni, porte, fogliame, alberi. Ci costa tutto qualcosa, fuoco fatto in bottiglia, sono tutte cose magiche queste. No, allora scusa, voglio capire, ma se io faccio questo. Sono un po' perplesso da queste pareti sottili che. Ma scusami, se io piazzo una parete qui, poi la metto qui. Poi la metto qui. Ok, poi la mettiamo qui. Poi. Le finestre, perché non la mette? Non ci sono abbastanza materiali da costruzione. Ma dai, ma anche i chiodi mi serviranno. Anche il vetro, giusto, il vetro, che il legno. Infatti il legno ce l'avevo. Allora, vediamo un po', facciamo così. Ok. Boh, le sto montando al contrario. Eh sì, probabilmente sì. Fammi fare di là. Mi fa una finestra. Così. E poi la porta, non ho idea di come metterla. Porta. Ah, ok, si può mettere già su una parete esistente, no? Così. Così brutta. Vabbè, insomma, il pavimento è qualcosa di assolutamente inguardabile, però vabbè, lo faremo così. Però penso sia un limite grafico questo. Quindi abbiamo la casa. Come inizio, insomma. Dove possiamo magari mettergli un baule. Ah, mi serve lingotto di ferro per fare il coso qua. Il letto lo possiamo fare, no, perché mi manca il lino. Vediamo se c'è qualche tavolo da lavoro per farlo. Decorazioni.
No, qua serve veramente un botto di roba. Tavolo per la creazione, no, serve veramente tutto. Quello che sono invece gli speciali servono i fuochi fatui in bottiglia. Quindi... Ah, per fare il rotto serve la pala. Ma cos'è? È un campo, sì, giusto. Ah, abbiamo un massimo di campi in base alla nostra abilità, ok. Possiamo innaffiare, fertilizzare, mettere letame, acqua, curare, ok. Ok, abbiamo l'inizio di casa. Ma in realtà... No. Devo ancora capire come fare per eliminare le pareti ed eventualmente espandere l'il... Le pareti, insomma, modificare la casa, però questo, vabbè, è un buon inizio di creazione di... O devo buttarla giù, proprio... Shift è premuto, lo dice anche lui. Non lo so. Facciamo un po' di pietra qua. Tra l'altro, si sta consumando anche il piccone. Comunque, ripremendo H, torniamo dove eravamo l'ultima volta. Quindi siamo andati di là, abbiamo creato la casa. E va bene, per il resto credo che abbiamo ancora abbastanza sete perché siamo al 16%, quindi beviamo. 27, 87, 51, vediamo se riusciamo a bere. Scusate che rispondo. Allora, ho bevuto tutto? Sì. Vediamo se possiamo fare qualcosa qua nell'orto del nonno. Cos'è questo? Letame è molto bello, lo prendo perché... Gran Turco, raccogli. Anguria, raccogli. Patata, raccogli. Ok, scusa nonno, ma ti ho raccolto tutte le piante, ma mi servono per la mia mega casa. Ah, abbiamo un tot per poterci riandare nel luogo sicuro. Bisogna aspettare 80 secondi. Eccolo anche Ibu90. Niente, ho fatto un'oretta di live così di prova a vedere se comunque arrivano le notifiche, insomma, se qualcuno se le guarda il pomeriggio. Nonostante tutto, vabbè, mi sono scelto ancora un gioco tremendamente di nicchia, però onestamente non so più cosa portare. Devo andare adesso a registrare un paio di video da portare prossimamente. Niente, volevo andare a provare a piantare questi prima, ma il problema è che non ho neanche una borraccia, quindi non lo farò, non andrò a... di là adesso, aspetterò un po'. Vediamo un po' cosa c'è qui. Il tempo che non abbiamo trascorso insieme, elenco oggetti, vediamo un po' cos'è sta roba. Tempo che non abbiamo trascorso insieme.
Spesso mi sono trovato a pensare al tempo che abbiamo trascorso insieme quando eravamo giovani. Ti ricordi l'epoca in cui abbiamo trovato un coleottero gigante e ti sei spaventato così tanto da correre a casa? Non vedo l'ora di ricevere la tua prossima lettera, Edith. Edith che scrive al nonno. Elenco oggetti. Ah, bello così, due potenti avventurieri, anche se Dudley non è così potente. I nostri tesori finora. Siamo noi! Abbiamo raccolto. Ok, uno strano anello, da loro l'ho indossato. Una vecchia moneta, una spada a corte in ottime condizioni, la porto nelle settimane dispari e Dudley la porta in quelle pari. Una strana posizione, pozione dell'aspetto strano con una larva dentro, l'avevo nascosta vicino alla nostra casa tra la roccia, così il nonno non la troverà. Quindi questo è un foglio che spiega di questo luogo qua, che è la nuova rovina che abbiamo scoperto con Dudley. E abbiamo trovato l'anello, quello che sto indossando, l'anello risucchiante. Poi dice che abbiamo nascosto vicino a casa una pozione che è là, eccola là, probabilmente quella lì. Così il nonno non la trova. Ed è una pozione con una larva dentro. Andiamo a vedere se ha ragione. Ok, poi dovrei andare da Dudley, perché me l'ho data le missioni da fare iniziali, e andare e chiedergli se vuole andare avanti a esplorare quella rovina. Ah, la notifica l'hai trovata, ma ok. Pozione della trasformazione in larva. Eccola lì. Infatti, ma io non la berrei, eh. Mi servirà magari per muovermi all'interno della location. Vabbè, intanto mi prendo un minuto e vi chiedo che cosa ne pensate del gioco, a parte Argonaut, che lo so. No, l'ho messa perché la ricarico sul tubo. Adesso appena chiudo, a breve, vado a ricaricarla di là. Magari la uppo magari stasera, se si riesce o meno, perché stasera l'ho fatta oggi la live e pian piano voglio passare di qua. Gioco bellissimo, lunghissimo, enorme, difficile, complesso, vecchia scuola. Ma no, e sai, quella cosa che mi piace molto di questi titoli qui è che te li devi fare pian piano, non è che corri, quindi dici, ok, non sono ancora forte. Poi hai quella cosa, quell'oggetto, quella evoluzione che ti stravolge tutto e dici ok adesso posso, oppure già avevo anche quella cosa da fare. Poi è ovvio che se lo giochi con leggerezza ti perdi dei dettagli e non capisci chi sta parlando, chi sta dicendo cosa, però è pieno di particolari e se ormai è difficile trovare un gioco profondo, meglio magari che lo facciano con una grafica obsoleta. Preferisco. Sono di quest'idea io, poi. Wilson! Ah, guarda, 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 dove che siamo? Qua ci sono altre case ancora, c'è Myron, Wilson, c'è un'altra casa bruciata, che secondo me dentro potrebbe magari avere qualcosa. Una casa bruciata, ma è quella di quei tizi che sono scomparsi. Probabilmente sì. E qui invece chi abita? Arlo. Salve. Quando il popolo fuggì nella foresta oscura, Arlo fu nominato leader. Ah, il capo del villaggio. Arlo non ha alcuna fede negli dei di Balrum e questo ha provocato problemi con gli altri anziani. Subito dopo che la gente cominciò a costruire questo villaggio, Kyle riunì coloro che temevano gli dei e se ne andò per costruire un altro villaggio. Arlo non perdonò mai Kyle per aver diviso il popolo. Arlo vizia la moglie con i regali, ma nonostante ciò sembra infelice.
Maddy è il loro unico figlio. Io gli dico quello che penso anch'io realmente, che Aaron non ha nulla a che fare, gli ha fatte lui le torce, ma dice che non è andato via, gli dico che ho trovato il muro praticamente. Le torce sono l'unica spiegazione, ho avuto problemi con le mie torce. Come puoi dirlo? Ti ho spiegato che la torcia in casa non ha nulla a che vedere con il fuoco. Dimmi cosa credi, come è iniziato? Non lo so, ma lo scoprirò. Notizie dalla famiglia Pack? Nulla. Se sono nel bosco temo per la loro vita. Nella foresta viene una gran quantità di creature di ogni tipo che hanno lasciato il bosco, sono tornati al mondo dominato dai Magneti. Perché abbandonerebbero questo villaggio sicuro? Sarebbero così crudeli da rischiare una vita di stenti per il loro bambino? Se hanno lasciato il villaggio per tornare alla loro vecchia vita, questa è una loro decisione, non sappiamo nulla, ok. In sintesi, il mondo è andato un po' a rotoli. C'è la foresta abitata da creature maligne e tutto, e all'interno c'è questo villaggio e questa sorta di mondo, che dovrebbe essere tecnicamente questo, che è più tranquillo, insomma, non che non ci siano nemici, però è un mondo che si salva, diciamo. Devo trovare la moglie del tizio, Maddy. Maddy è il bambino, la moglie è Eudora, eccola qua. Eudora è la moglie affettuosa di Arlo, di solito rimane tranquilla quando Arlo è vicino, ma quando non è in giro lei sembra essere abbastanza loquace. Vedo spesso Eudora inseguire il suo disobbediente figlio Maddy. Maddy è un bambino difficile. Andiamo a vedere. A Maddy piace infastidire le persone, sa che può cavarsela con quasi tutto perché suo padre è il capo del villaggio. Di solito segue me e Dudley in giro. Non c'è motivo di cercare di spaventarlo perché tenterà solo di infastidirci di più. Il suo vero nome è Oscar, ma costringe i genitori a chiamarlo Maddy. Ok. Eccolo lì che inizia. Che fastidio. Che fastidio. Vai via. Ok. Ciao Wilson. Wilson è il seguace di Arlos. Agisce come una guardia del corpo quando i due leader dei villaggi si incontrano. Di Arlo, immagino, non Arlos. Sarà un errore di traduzione. Il nonno dice che Wilson e Arlo hanno combattuto in molte battaglie insieme prima di rifugiarsi nel bosco. È un soldato impavido, mi ha insegnato a combattere. Se avessi 500 talleri e 5 punti A, PA, punti abilità, potrei imparare a affinare la mia abilità in spada. Posso apprendere la guarigione indebolita, nessuna pietà, rompi armatura, vieni qui, che è un'abilità. Vabbè. Credo che... Poi dovrebbe esserci anche la torre del mago, che però non mi ricordo dov'è. Dovrebbe essere da qualche parte qua sotto, giù di qua. Dovrebbe esserci la torre di un mago. E praticamente... lì è possibile poi andare ad apprendere gli incantesimi. Aspettate che sto toccando un po' troppo. Selina. Ok, intanto ho sbloccato anche questo, dovrei vederla in mappa. Brown, Philip. Dovrebbe esserci la torre di un mago qua sotto. E praticamente dovrebbe essere possibile anche fare il mago anche a livelli abbastanza buoni. A me sarebbe piaciuto fare il necromante, non so se poi in gioco sia possibile l'evocazione di mostri e roba varia, però non sarebbe male. Che è questo? Credo sia qua. Sì, no, non è qua. Non è qua, ma forse non ci dovrei nemmeno stare qua. Perché secondo me finisce molto male. Cos'è questa? Questa luce? Vabbè. E praticamente qui c'è una botola, ma anche un ratto gigante e un ragno, quindi adesso noi teliamo. Perché non sono dell'umore. Minchia, Johnny, quanti!
Speriamo che non mi inseguino per sempre. No, la cosa brutta è che i nemici non reagiscono. Cioè, i PNG non reagiscono. Questa è proprio una brutta cosa. No, qua muoio malissimo. No, qua ci lasciano i tenni. Non ne ho ucciso manco uno. Mi sono messo in una brutta, brutta, brutta situazione. Adesso muoio. Ok, morto. Vabbè. Ricarichiamo. Tanto ricarichiamo una vita fa perché eravamo indietrissimo. Sì, non che io abbia... ci hanno lasciati qua, poi avevo un po' cazzeggiato. Vabbè, insomma, saluto chiunque sia stato qui in live oggi, in questa prima live pomeridiana, insomma, così a tempo perso, così un po' per vedere come va la live solo sul Twitch e quindi non in contemporanea su YouTube e Twitch. Direi abbastanza bene, insomma, poi fatemi sapere. Adesso aiuterò questo video anche sul tubo. Invito chi si è iscritto qui magari a vedere anche YouTube se non c'è mai stato, molto male. Un saluto a tutti, grazie anche ad Argonaut che è passato a consigliare. Saluto Ibu 90, sempre presente. Saluto anche Ivan che è entrato all'inizio. Poi niente, è stata una conversazione abbastanza con pochissimi interlocutori, insomma. Alla prossima, ragazzi, un saluto festoso a tutti. E alla prossima, ciao ciao.